Ben trovati dalla redazione del TG60 per questo nuovo appuntamento con l'informazione su TVL che apriamo con il sommario e i principali argomenti che approfondiremo nel corso di questo nostro telegiornale. Erba alta, un giardino poco curato, altra serie di disagi e sono le situazioni denunciate da residenti e frequentatori di Viale Arcadia a Pistoia che sono tornati a chiedere più manutenzione. Sarà completato il restauro della Fontana dei Coccodrilli, firmato da Sirio Ottofanari alle Terme Tettuccia a Montecatini. Il progetto possibile grazie al contributo degli Angeli del Bello, Lions Club di Montecatini, Assotec Confesercenti. Sulla montagna pistoiese torna l'Adventure Outdoor Fest, appuntamento al lago del Ponte Sospeso a Mammiano, che ospiterà decine di iniziative nel segno della natura, dello sport e del divertimento. E dunque andiamo a vedere la situazione che c'è in Viale Arcadia a Pistoia con i residenti e frequentatori della zona che anche attraverso i nostri microfoni sono tornati a chiedere maggiore manutenzione, ci dice tutto Lorenzo Gori. Il percorso ciclo pedonale del Viale Arcadia ha bisogno di manutenzione. Questo è ciò che pensano tante delle persone che quotidianamente lo frequentano. Qui bisogna tenerlo un po' meglio perché l'erba si può vedere che è alta e poi c'è sempre queste foglie, sempre tutto tenuto sempre così. È meglio pulire, la città deve essere pulito. Perché passano i bambini, passano gli anziani, passano tutti, però fanno quelli che possono anche loro. Questo vialetto necessiterebbe di un po' più di attenzione per quanto riguarda il taglio e la cura dell'erba, più che altro perché c'è gente che ci fa le camminate, passeggia i cani, in bicicletta, quindi è giusto che sia un po' più pulito. Ecco. Le viole delle strade non sono tenute molto bene da un po' di mesi, non vengono tagliate né pulite da tutte le foglie che cadono. E infatti è tutto sudicio per le vie e l'erba è molto alta, che comunque anche per l'estetica delle città e poi perché comunque fa bene ogni tanto prendersi cura dell'erba, così almeno cresce meglio. Critiche anche per la cura del giardino in area Alpi, lungo il viale. L'erba è molto alta e la mia bambina piace molto questo scivolo che anche se è mezzo rotto, ma non solo, come vedete c'è queste erbacce che insomma non è proprio il massimo. Tre mesi, almeno tre mesi che non venga più, ormai è altissima, c'è Forasacchi, tra l'altro c'è un'area cani, quindi è quasi impossibile andarci. L'area cani è stata tagliata da quelli che ci portano il cane, sono andati col frullino e tagliati, infatti l'unico posto pulito è laggiù, anche se c'è delle buche nell'area cani da farsi del male, perché ci sono 7-8 buchi di 40-50 centimetri, quindi è poco praticabile. E a volte basta provare di persona le cose, perché anche la pista ciclabile è quasi, non si può più percorrere, c'è l'erba veramente alta. Il fatto è che l'erba non è tagliata da parecchi mesi e quindi vabbè, si può giocare, però è difficile stare in compagnia di altre persone che magari non giocano. O anche magari delle famiglie con i bambini, anche fare un picnic, roba del genere, cose del genere, perché non è possibile stare sull'erba così alta. Veniamo alla cronaca, i carabinieri di Capostrada hanno sventato un tentativo di truffa perpetrato ai danni della motorizzazione civile di Pistoia durante gli esami per il conseguimento della patente di guida. Protagonista dell'episodio, un giovane d'origine pakistana che è stato denunciato. Tutto è partito dalla segnalazione di una esaminatrice ministeriale che aveva notato un comportamento sospetto da parte della persona. Il controllo ha permesso di appurare che questa aveva nascosta nella camicia un'apparecchiatura audio-video che sarebbe servita ad avere informazioni utili per il superamento della prova, collegandosi con un complice esterno. Risolutivo è stato un intervento dei carabinieri che hanno fermato la persona ripristinando la sessione d'esame. Ulteriori accertamenti verranno effettuati per identificare il complice e verificare eventuali casi analoghi. Pistoia ha dato questa mattina l'ultimo saluto ad Angelo Biagini. È accaduto alla Chiesa della Misericordia in via del Cambianco, dove si è tenuto il funerale dell'ex capo della Protezione Civile del Comune, scomparso a 65 anni. Accanto ai familiari, cui vanno nuovamente le più sentite condoglianze da parte di TVL tutta, si sono così stretti i rappresentanti delle istituzioni, tra questi in prima fila il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, di realtà identiche. In questi anni hanno collaborato con Biagini, in particolare
nella gestione delle tante emergenze che hanno interessato il nostro territorio, apprezzandone le doti umane e professionali. Dalle alluvioni alle frani, sino alla tremenda tempesta di vento del 2015 o il più recente gestione della protezione civile per la pandemia. Con loro colleghi dei cantieri comunali, personalità che nel passato hanno avuto modo di lavorare con Biagini e conoscerlo. Spostiamoci adesso a Montecatini, dove è stato presentato un progetto per il restauro della fontana dei coccodrilli al Tettuccio. Sarà completato il restauro della fontana dei coccodrilli di Sirio Tofanari delle Terme Tettuccio di Montecatini. A renderlo possibile saranno i contributi di Angeli del Bello e Lions Club di Montecatini Terme e Asso Hotel Confesercenti. Questa bella fontana si compone di tanti elementi, sia metallici che marmorei e anche il paramento vetrario. Il paramento vetrario è quello che salta più all'occhio come deterioramento, perché ci sono molte parti mancanti, gli elementi in bronzo che le comprendevano sono stati ritrovati ma sono distaccati dalla fontana. E le parti mancanti vetrarie e ad alcune anche danneggiate con parti da rincollare e da ripristinare hanno subito anche vecchi interventi con dei pannelli in vetro non congrui con l'originale. Dovremo ricostruire i vetri che sono mancanti o rotti, riportare un po' il vecchio piombo, sostituirlo perché è molto ammalorato, e sarà ripristinato un piombo di simile fattura e di simile spessore. Dal momento che verremo a fare il rilievo delle parti mancanti e lo smontaggio, si aggirerà intorno ai 100-120 giorni. L'intervento ha logicamente un costo importante che si aggira sui 12.000 euro, 3.500 vengono donati dal Lions Club di Montecatini, 500 da Asso Hotel Montecatini e tutto il resto dalla generosità della nostra cittadinanza che si è offerta e ha contribuito sempre nei nostri interventi di raccolta fondi. La fontana dei coccodrilli di Sirio Tofanari è un elemento caratterizzante dello stabilimento Tettuccio e il Lions Club Montecatini è intervenuto sotto la mia presidenza con molto favore e con piacere per completare il restauro del basamento. È un intervento di un'importanza per noi straordinaria e quando parlo penso di rappresentare davvero tutta la città di Montecatini nel dire grazie agli Angeli del Bello, ai Lions e a Leo, ad Asso Hotel e alla soprintendenza, a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo intervento che restituisce alla città, nella sua bellezza originaria, uno dei monumenti più importanti che abbiamo. Dalla Val di Nievole alla montagna, perché si apre oggi e proseguirà fino al 3 di luglio l'Adventure Outdoor Fest 2022. Tanti gli appuntamenti in programma legati allo sport, all'avventura, passando allo yoga o alle esperienze sotto le stelle oppure quelle dedicate ai bambini per questa manifestazione che coinvolge località dell'Appennino Pistoiese. Carlo degli Innocenti. Ci siamo, è iniziato il secondo Adventure Outdoor Fest. Trekking, trail running, yoga e meditazione, esperienze sotto le stelle e tanto altro. Allora, sta procedendo tutto bene, quest'anno abbiamo cambiato data da settembre dell'anno scorso, siamo a inizio stagione e siamo diciamo completamente ubicati nel villaggio che stiamo costruendo al parchetto del laghetto del Ponte Sospeso, quindi tutta la location del festival è qui, dove c'è il meeting di Slackliner, dove ci sarà appunto un villaggio con trattamenti olistici, un mercatino, c'è da mangiare, da bere, ci sarà il cinema all'aperto, gli incontri, quindi questo è il luogo, è ovviamente a ingresso libero e tutti possono venire qui anche solo per visitare e vedere quello che succede. Ciao a tutti, siamo qua al laghetto del sotto il Ponte Sospeso e abbiamo appena terminato di installare tutte quelle linee che vedete sopra il laghetto e ovviamente non ci saranno solo quelle. Di cosa sto parlando? Di Slackline Toscana, che anche quest'anno, dopo quello che è accaduto l'anno precedente a settembre, abbiamo organizzato il secondo meeting del Tuscany Slackline Meeting e in questo posto perverranno persone da tutta Europa e avranno la possibilità di esibirsi e far provare
sia queste linee che quelle più piccole per i bambini o comunque per chi si può approcciare a questa disciplina, e tutto raccolto sotto il ponte sospeso, vicino al fiume Lima, e poi due in parallelo al ponte sospeso. C'è la possibilità di venire con le famiglie e far provare tantissime cose ai bambini, il camp di survival, così come tante altre attività, e poi c'è la possibilità di partecipare ad alcuni degli appuntamenti principali. Uno di questi è la gara di sabato 2 luglio, la Segna Via Run, che partirà la mattina da qui per 14 chilometri in dei posti meravigliosi della montagna pistoiese. A proposito di eventi, Maurizio Landini non parteciperà a CGIL Incontri, ha dato notizie il sindacato. L'evento con il segretario generale della CGIL era in programma a Pistoia nella serata di venerdì 1 di luglio alla Fortezza Santa Barbara ed è stato rinviato a data da destinarsi. Restano invece tutte confermate, spiega la CGIL pistoiese, le altre iniziative in programma. E al via da domenica 3 luglio il servizio di autobus estivo di Autolinee Toscane, che collegherà per tutte le domeniche del mese e agosto Quarrata, Pistoia con Viareggio. Il servizio è stato attivato per le prossime 9 domeniche sino al 28 di agosto con una corsa di andata la mattina, partenza alle 7.30 da Quarrata ed una di ritorno nel tardo pomeriggio, in questo caso la partenza da Viareggio è alle 19. Il servizio, ricorda Autolinee Toscane, è su prenotazione. È obbligatorio prenotare il posto entro le 18 del sabato precedente alla domenica in cui si desidera effettuare il viaggio. Per le prenotazioni e l'acquisto dei biglietti è possibile recarsi alla biglietteria ufficiale di Autolinee Toscane alla stazione di Pistoia in piazza 20 settembre 71. Naturalmente altri dettagli sul servizio sono disponibili sul sito internet della società di trasporti. Ed ora parliamo di sport, grande festa a Lucca per i premi regionali dedicati al basket giovanile, il servizio. La Toscana del basket va oltre la pandemia, 2 anni difficili ma non per il comitato regionale che oggi ha voluto premiare le maggiori squadre, i migliori giovani sia da un punto di vista cestistico che dirigenziale che arbitrale delle due stagioni ultime che sono state giocate 2020-21 e 21-22. Dopo 2 anni condizionati dal virus, quindi la pallacanestro regionale ha festeggiato la ripartenza dedicando una giornata ai ragazzi delle squadre giovanili e a tutto il movimento del basket toscano. Una serie di premiazioni che hanno visto come protagoniste le società che hanno vinto i campionati regionali giovanili, il 3 contro 3 e la Coppa Toscana. Lo stato di salute per quanto riguarda i campionati senior l'abbiamo visto, grandi risultati a tutti i livelli e in tutte le categorie. Per quanto riguarda i campionati giovanili? Ma bene, i campionati giovanili, abbiamo riqualificato squadre alle finali nazionali e abbiamo un'attività di territorio molto importante in tutta la regione. Sicuramente i gruppi più piccoli, under 13, under 14, in particolare femminili, hanno sofferto un attimino la pandemia e lì dobbiamo lavorare per ripartire ancora più forte di prima, soprattutto nel settore femminile. Come tradizione poi anche quest'anno sono stati assegnati una serie di premi speciali ad allenatori, dirigenti ed arbitri che si sono resi protagonisti nel corso delle ultime stagioni sportive. I riconoscimenti hanno riguardato nello specifico il premio Piero Focardi per i dirigenti, il premio Otello Formigli per gli allenatori e il premio Piero Massai per gli arbitri. Nel corso della giornata è stata assegnata anche la targa d'onore della Federazione Italiana Pallacanestro ad Emilio Landini. Guardare il futuro, guardare avanti, qui c'è il futuro. In questa occasione, come al solito, la Toscana si dimostra prima delle altre a fare queste premiazioni appena finiti questi campionati 21-22 e recuperare soprattutto anche un altro bruttissimo anno, il 20, il 21. Ma anche questo deve essere un segno per superare la pandemia e guardare avanti. L'evento organizzato dalla Federbasket Toscana si è svolto grazie alla preziosa collaborazione con la Società Basketball Club Lucca e con la Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca che ha gentilmente concesso gli spazi. Termina così questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo, per quanto riguarda la programmazione di TVL, alle 14.35 c'è Resistente. Andremo alla scoperta
delle cooperative di comunità della nostra regione. Oggi a Vergemoli, alle 17 c'è Amapola e alle 17.50 Estate Fresca, alle 19 torna il nostro telegiornale. Vi anticipiamo che questa sera non andrà in onda Accanto al Balì, il nostro settimanale di approfondimento. Il palinsesto però propone alle 21 il docufilm Estate Più Bella, prodotto da TV 2000, che racconta l'esperienza dei soggiorni estivi al mare della Fondazione Mike. Estate Più Bella sarà poi proposto in replica sabato 2 luglio alle ore 16. Con questo è tutto, grazie e arrivederci.